Ciao a tutti amici di Android Geek, oggi vi proponiamo un focus su Nexus 5, nello specifico sulla funzione di mirroring su una TV ad alta definizione, come praticamente attraverso l'adattatore Slimport, che sarebbe questo. Come è fatto? Allora, da un lato abbiamo un cavetto micro USB da collegare al Nexus 5, dall'altro abbiamo una porta HDMI standard, dove poter collegare un cavo HDMI standard alla TV, e poi abbiamo una seconda porta di tipo micro USB per alimentazione ausiliaria. Diciamo che di primo impatto potrebbe sembrare identico all'MHL, in realtà è un pochino diverso, nel senso che lo Slimport è migliore, è più comodo. Infatti abbiamo innanzitutto migliori performance, ad esempio un mirroring a 60 frame al secondo, quindi praticamente lag nulli, e soprattutto diciamo è molto più comodo perché ha sì la porta micro USB per alimentazione ausiliare, però questa in realtà è un optional, quindi potete anche farne a meno, quindi significa avere un cavo in meno tra le mani. Detto questo, adesso mostreremo appunto come funziona il mirroring su una TV ad alta definizione. Eccoci qui a mostrare la funzione di mirroring su una TV da 40 pollici e purtroppo la prima cosa che devo far notare è l'impossibilità di proiettare la home in modalità landscape. Questo non è un problema dell'adattatore Slimport quanto di Android. In pratica dal 4.3 e successivi, non so perché, ma è stata tolta la possibilità di mostrare appunto la home in landscape, almeno su smartphone. Poi in realtà, se noi andiamo all'interno delle applicazioni oppure del sistema stesso, il tutto funziona tranquillamente anche in landscape. Ad ogni modo, guardiamo un po' cosa possiamo fare col mirroring. Ad esempio, guardare un film in full HD, questo l'abbiamo comprato su Play Store. E faccio notare come, mentre noi guardiamo il film, su Nexus 5 abbiamo la possibilità di agire sul player, quindi non abbiamo lo stesso film anche su smartphone, ma l'abbiamo soltanto sulla TV. Questo è una cosa, a mio avviso, molto intelligente, perché permette proprio di risparmiare batteria del Nexus 5 stesso. Insomma, durante la visione di un film sappiamo un pochino tutti che la batteria potrebbe scendere piuttosto velocemente, però in questo modo diciamo si risparmia. Alzare scudi, allarme rosso. Arrivo a Vulcano tra 5 secondi. 4, 3, 2. Madonna invasiva, sì signore! Usciamo, vediamo un po' qualche altra cosa. Ad esempio, possiamo tranquillamente navigare sul web, andiamo sul nostro sito. Ovviamente anche qui troviamo la modalità landscape perfettamente fruibile. Un attimino di pazienza da far caricare il sito in modalità PC. Ovviamente ce l'avevamo già appena aperto di qui, e vedete come possiamo tranquillamente navigare in tutta fluidità. La leggibilità è ottimale, ci mancherebbe su un 40 pollici full HD. Possiamo entrare all'interno di un articolo e leggere qualsiasi cosa vogliamo. Magari andiamo anche sul sito del Corriere dello Sport. Vedete come il tutto è molto fluido, quindi il passare da una schermata all'altra è fluidissimo, non abbiamo assolutamente nessun tipo di lag. Adesso qui la connessione è un po' così, però vedete com'è il tutto, è veramente molto buono. Ovviamente possiamo fare qualsiasi appunto attività Android, la possiamo proiettare sulla TV. Ad esempio possiamo, che so, anche ascoltare la musica, scegliere un album a nostro piacimento. Quindi andare su Play Store. Risponde.
oppure possiamo anche divertirci magari giocando a qualche gioco. Esempio, magari facciamo partire Asphalt 8, e questa è veramente molto bella da giocare su TV, perché devo dire che la complessità di Asphalt 8 dal punto di vista grafico è molto alta, quindi non sfigura affatto proiettato su una TV da 40 pollici. Magari facciamo una corsetta veloce. Insomma, questa era la funzionalità di mirroring su una TV ad alta definizione attraverso l'adattatore Slimport, quindi un accessorio molto interessante se vi piace un po' l'idea di poter proiettare qualsiasi attività Android su grande schermo. È sicuramente un prodotto, un accessorio molto consigliato. Il modello da me in possesso è praticamente quello originale, prodotto dalla Analogics, costa €29,90, però mi pare che ormai ci siano anche produttori che hanno replicato questo accessorio e lo propongono insomma a un po' meno, per 10-15 euro, poi a voi la scelta. E con questo è tutto, io vi saluto e vi rimando alla prossima. Un saluto da Matteo di Android Geek, ciao ciao!